Un uncino davvero straordinario è quello di Joe di Tonno, che è davvero in una veste inedita per lui. Ciao Joe, benvenuto. Ciao Silvia, ciao. Ciao da me, da Uncino e da Genore, che è il papà dei bimbi. Vero, Doppio perché ruolo. hai il doppio ruolo, quindi Sì. una bella sfida, anche perché insomma io so, ti conosco, so che sei anche molto ironico, ti abbiamo visto anche in televisione, però insomma in uno spettacolo come questo che nasce come family show, anche se piace molto agli adulti, non pensavamo di vederti, quindi come mai sei arrivato a fare Capitan Uncino? E invece, visto, proprio per sorprendervi, un po', no, guarda, la cosa, la storia è semplice, è che ho ricevuto la telefonata di Gianmario Longoni, che mi ha proposto questo ruolo, perché dice che gli frullava in testa questa idea da tempo, di vedermi in questi panni, e io ho accettato di buon grado, perché tra le altre cose, tra le tante motivazioni che mi hanno spinto ad accettare, c'è il fatto che i miei figli, soprattutto il piccolo, prima qualche anno fa il grande, quello che adesso è grande, e adesso il piccolo è un grandissimo appassionato di Peter Pan e soprattutto di Capitan Uncino. Ma dai. E quindi ho detto, quale? Sì, davvero, guarda, ma questa cosa gli è esplosa qualche mese fa, prima che io sapessi appunto di interpretare questo personaggio. E quindi ho detto, quale occasione migliore? Pensare, cioè, che si venderà questa cosa, questa notizia, che il papà è Capitan Uncino. E quindi, no, scherzi a parte, per me è un modo, ovviamente, cioè, prima cosa mi fa piacere che Gianmario abbia pensato a me. E poi è un modo per ulteriormente per mettermi a servizio di un personaggio, di uno spettacolo così bello, così ormai diciamo pure storico, perché Sì, insomma infatti. anche Peter Pan c'ha una lunga storia. Anche perché Peter Pan non è come i classici family show, perché ha un pubblico molto molto vario, dai bambini piccoli agli adulti. Sì, beh, la storia poi fondamentalmente appassiona tutti, perché gli spunti, diciamo così, di riflessione anche per gli adulti sono tanti, ma al Sì. di là di quello, credo che quello che avvicini anche il pubblico adulto sono le canzoni di Bennato, Sì, che infatti. fanno parte della nostra generazione, e sono stati, diciamo, poi forse gli album più belli suoi, quelli più che sono rimasti di più, e Certo. quindi anche un'occasione per risentire quei brani in una veste diversa, all'interno di una storia che comunque senza tempo, e per fortuna direi senza tempo, perché visto i buoni riscontri che mi dicono esserci, Sì. evidentemente la curiosità e la passione per questo eterno ragazzo e questo Capitan Uncino, evidentemente sono ancora forti. Senti, io seguo questo spettacolo praticamente dall'inizio, l'ho visto Sì. nascere e ho visto tutti i vari Uncino che sono passati. Tu Sì. hai visto qualcosa o hai voluto costruire un personaggio tutto tuo? No, io ti dico la verità, ho ricordi lontanissimi della prima edizione con Castro Giovanni, ma mai in video, quindi proprio quel poco che ricordo, ti parlo proprio quella volta che lo vidi dal vivo. Però poi no, poi so, insomma, alcuni amici, colleghi che l'hanno interpretato, vedi Geppetti, vedi Sì. Pignatelli, eccetera, eccetera. Ho intravisto delle piccole cose in video, ma su YouTube così, ma è stata anche un po' una scelta anche di Maurizio Colombi. Ho detto, no, non facciamoci Influenzare. influenzare, e fallo un po' tuo. Anche perché anche Maurizio Colombi dà degli input e poi dopo ti lascia molto, molto spazio per il tuo lavoro, diciamo così, Certo. attoriale, interpretativo. E quindi mi sono fatto un mio uncino, Il rispettando, personaggio. diciamo, scusami. Rispettando il personaggio, che comunque è scritto Sì. bene. Sì, rispettando il personaggio, l'unica, ecco, la chiave che rimane un po' è che
che è un uncino molto da cartoon, molto da fumetto. Infatti. Quindi di cattivo ti direi che c'ha C'è molto poco, poco. c'ha un po' questa immagine così, ma poi dopo viene fuori un uncino un po' anche buffo, Sì, anche perché hai perché una spalla forte, perché mi hanno detto che Renato Converso è un comico di un certo livello, quindi insieme penso che farete faville. sì, io lo spero, insomma, noi ce la mettiamo tutta, ovviamente non dico niente, siamo ormai tra 2 giorni facciamo questo debutto, chiamiamole anteprime, perché poi sembrerebbe che questo debutto vero e proprio ci sia a Milano agli Arcimboldi, ma in realtà per noi Esatto, c'è sì. già a Lugano, quindi io penso che la gente si divertirà, che si emozionerà, insomma, noi ce la mettiamo tutta. Io, come sempre, ce l'ho messa tutta per creare un personaggio che arrivi, no? Con tutti i suoi pregi e difetti. E poi, essendo anche appassionato di Bennato, Eh mi sono ritrovato con comodità, diciamo così, a cantare quelle canzoni. sì. Ma infatti, ma non avevamo dubbi per la vocalità, ma anche per la presenza, perché comunque Capitan Uncino deve essere molto alto e insomma ben piazzato, e devo dire che tu ci stai, insomma, eh. Sì, rispondo a certi canoni. Sì. E dopo, sai, quando fai un lavoro totale, 360 gradi sulla voce, sul carattere, sulle movenze, eccetera, eccetera, poi a volte può piacere, a volte no. Io spero che piacerà. È tutto qua. Ma i tuoi Questo, sai. figli ti hanno già visto vestito da uncino? Solo in foto, no, no. Solo in foto perché ho fatto le prove a Milano, chiaramente loro sono venuti con la scuola, eccetera, era difficile. Gli volevo lasciare questo mistero, quindi hanno visto solo foto e piccolissimi video. Non voglio togliergli la sorpresa. Adesso il grande credo che verrà a Parma il 6 dicembre e il piccolo invece verrà sotto Natale, facciamo Natale insieme a Milano, quindi verrà e credo che poi rimarrà dentro gli Arcimboldi, chiuso dentro, perché figurati lui, sai, i bambini si appassionano così tanto al mondo del teatro, per loro è un circo, quindi impazzirà, sono sicuro. Anzi, mi ha già detto se può fare spugna lui. E io gli ho detto, adesso parlo, ho detto con il capo, gli ho detto. Sei fantastico, io sono molto curiosa di vederti in questa veste, anche un po' comica, e conoscendo appunto la tua verve, credo che comunque sia un bel personaggio. Sì, Quindi molto, molto. Ma io mi sono divertito, mi sto divertendo a costruirlo, a renderlo un po' mio, ti ripeto. Poi, sai, magari delle similitudini con altri le troverai, perché poi comunque, sai, il copione è quello, sì, la infatti. regia, i movimenti, certe richieste sono quelle, magari, sai, non so quanto si può andare lontano. Vocalmente devo dire che ho trovato delle chiavi, soprattutto nella recitazione, perché nelle canzoni, sai, le canzoni non ti danno chissà quali possibilità, nel senso che cantare il rock di Capitan Uncino, bene o male, ci puoi mettere delle sfumature, ma non, sai, non sono quelle melodie ariose che Certo. chissà cosa puoi fare, magari. E quindi, soprattutto, forse stupirà l'aspetto recitativo, probabilmente. Spero in bene, Curiosissima, insomma, ovviamente. un appello perché noi crediamo alle fate, e quindi un Sì. appello da Uncino per venire a vedere questo spettacolo o rivederlo comunque, perché c'è molta gente che tornerà. Ma guarda, banalmente posso dire che i ragazzi oggi vivono in un mondo che non c'è, più che in Davvero? un'isola che non c'è, perché il mondo virtuale li rapisce troppo spesso. E allora il consiglio di venire a teatro a vedere invece uno spettacolo che, pur sognando, ci rimette un po' i piedi per terra, con i piedi per terra, e ci fa assaporare qualcosa di antico, di perduto, a quella genuinità, a quella vita che secondo me un pochino si sta perdendo. E quindi questo è l'invito a tutti, a bambini e adulti. Lo spettacolo dal vivo ha sempre qualcosa in più. Grazie
Sì, assolutamente. C'è quella che è, appunto, non la scopro io, è la Eh verità sì. è solo lì in teatro. Grazie davvero, Gio. Ci vediamo poi sulle scene. Assolutamente, grazie mille, grazie a te Grazie, Silvia, a grazie, presto. un abbraccio.